Al via la caccia all'occasione anche ad Arezzo, infatti sono partiti i saldi invernali quest'anno con qualche giorno d'anticipo rispetto alla 2019 che dureranno fino al prossimo 3 marzo. E ho trovato un piumino che cercavo già da un po'. Sono già delle buone percentuali di saldo? Sì, sì, assolutamente. Quanto spenderai? Cosa comprerai in questo periodo? Ma niente, io sono a posto, diciamo. Le previsioni delle associazioni di categoria parlano di una spesa a persona inferiore rispetto a quella dello scorso anno, sarà infatti di circa 160 euro. Saranno inoltre 4 persone su 10 secondo Confesercenti e 6 famiglie su 10 per le stime di Ascom a fare acquisti approfittando delle occasioni. Noi abbiamo già acquistato lo stivaletto nuovo per la bimba. Ecco, cosa si cerca in questi giorni? Noi siamo venuti per far 2 giorni di stacco, non per gli sconti. Siamo venuti a vedere Arezzo che non l'avevamo mai vista, molto bella. Io ho comprato dei pantaloni e un giacchetto. Ecco, ma cosa si cerca? Cose che si è già viste, si aspetta l'occasione? Sì, cose che si è già visto, però non sempre si trovano lo stesso. Secondo un'indagine della Confesercenti, inoltre il 43% acquisterà per meno di 100 euro, mentre il 47% spenderà sino a 300 euro. Confcommercio sottolinea poi che la spesa media per una famiglia sarà di circa 368 euro. Almeno quanto spenderà in questo periodo di saldi? Tutto quello che mi piace. Non lo so, 500, 600 euro, non lo so. La spesa pro capite resta comunque superiore a quella nazionale e in linea con quella regionale, anche se a rappresentare una nuova incognita per questo 2020 sarà il recentissimo Black Friday, ovvero gli sconti applicati l'ultimo venerdì di novembre che potrebbero incidere in maniera negativa. Secondo le associazioni di categoria, in cima alla lista dei desideri dei consumatori ci sono calzature, capispalla, giubbotti e maglie. Tra gli accessori vengono invece predilette le borse. Direi golfini, camicie, robe così, anche scarpe soprattutto. Cercano le occasioni? Cercano sì. Le occasioni? Sì, sicuramente, sicuramente. Occasioni di ogni tipo. Sono già buone le percentuali di saldi nei negozi già alla partenza? Sì, sì, dai. 20-30% su tanti negozi, quindi sì, direi ottime. Lo shopping online infine resta una valida alternativa, ma i consumatori con i saldi continuano a preferire far compere nei negozi della città. Ah, in questo momento un abito da cerimonia, perché a giugno abbiamo appunto un matrimonio e stiamo cercando di arrabattarci qualcosa di carino e di economico. Cercano le occasioni, magari cose che si è già visto in questo momento sono più convenienti. Esatto, esatto, che però le taglie sono già tutte sparite, quindi è un dramma, però ci divertiamo un po' a guardare, a curiosare, a provare e vediamo.